Bentrovati e benvenuti a una nuova video recensione per il progetto Il Libro del Martedì. Questa sera vi parlo di questo libro, questa pubblicazione del 2013, quindi recente. Non si vede niente, di Daniel Arasse, io lo pronuncio in questo modo, e è Einaudi. Il prezzo è molto alto, ma c'è una spiegazione, sono 26 euro. Perché? Perché questo è in realtà un saggio sull'arte, di conseguenza, come è giusto che sia, ogni libro che tratta di arte, dove c'è la necessità di far vedere delle illustrazioni che riproducono una particolare opera d'arte, vi è la necessità assoluta di utilizzare una tipologia di carta, ovvero lucida, e quindi una qualità migliore. Altrimenti, nel momento in cui io vado a seguire tutto il ragionamento dell'autore e in questo caso soffermandomi su alcuni dettagli, se non sono ben visibili, ben riconoscibili, non ha molto senso che io prosegua la mia lettura. Comunque sarei veramente molto in difficoltà. Allora, chi è questo autore? Chi era in realtà, perché è morto molto giovane? Vi metto qua alcune note. Neanche 60 anni per una malattia degenerativa, è stato uno dei più importanti storici dell'arte e ha diretto anche istituti d'arte sia italiani e francesi. Questo libro è del 2013, ma in realtà è un'edizione da parte di Einaudi di un libro che era già stato pubblicato nel 2000 con questo titolo originale in francese, che tra l'altro ho visto su internet ed ha una copertina praticamente grigia, nera quasi, completamente offuscata, che secondo me era molto di effetto, perché il titolo è Non si vede niente e quel tipo di copertina appunto non faceva vedere assolutamente nulla. Comunque questa è una mia osservazione. Sono andata a documentarmi un po' perché la lettura di questo libro mi ha un po' stordita, non riuscivo a capire certe cose. Allora, quest'uomo, oltre ad avere una cultura sterminata nell'arte, tutto ciò che concerne l'arte, quindi la storia, la semiotica, la simbologia, i periodi, eccetera, è stato anche una persona con un certo carattere, cioè adorava molto la provocazione e esprimersi un po' al di fuori delle righe, cioè aveva un certo impeto. E questo lo dimostra molto bene, soprattutto quello che è la sperimentazione nel parlare di arte in altro modo, in questo libro. Questo libro vi do due elementi di struttura, è strutturato in 6 parti, dove tratta prevalentemente di 6 opere d'arte di periodi diversi, di autori diversi. E lui che cosa vuol dimostrare? Vuol dimostrare che una persona che guarda un quadro non vede niente se non riesce a passare da quella che è la visione generale all'attenzione verso il dettaglio. Ogni dettaglio, più o meno evidente, è comunque un qualcosa di simbolico, di rappresentativo, una sorta di messaggio che il pittore ha voluto mettere all'interno del quadro per dire un qualcosa. Può essere appunto un dettaglio, può essere la struttura stessa, insomma ci sono tanti piccoli elementi che esprimono appunto quel qualcosa. E l'autore ci porta a comprendere meglio appunto questi dettagli. Dicevo la struttura appunto è in 6 parti, adesso vi faccio vedere i capitoli. Praticamente il primo è intitolato Cara Giulia e abbiamo il quadro del Tintoretto. Il secondo è Lo sguardo della lumaca e abbiamo l'Annunciazione di Cossa. Poi Un occhio nero, che è l'Adorazione dei magi di Bruegel, il vecchio. Poi abbiamo Il pelo di Maddalena, che in realtà non è citato alcun quadro e poi vedremo il perché. La donna nel cassone del Tiziano e l'occhio del maestro di Velázquez. Ma non c'è soltanto un differente soggetto a seconda di ognuna di queste 6 parti, ma proprio lo stile è diverso. Ad esempio nel primo, dove c'è appunto Cara Giulia, il modo di narrare sotto forma epistolare, quindi una lettera aperta, questa credo collega, mi sembrano però molto intimi, quindi non ho ben definito, non sono riuscita molto a definire i rapporti, dove appunto le spiega, comunque hanno una sorta di conversazione ipotizzata appunto dalla parte dell'autore sotto forma epistolare nell'analisi di quel tipo di quadro.
Oppure Lo sguardo della lumaca, mi sono presa qualche appunto perché non è semplice fare la recensione di questo libro, si rivolge ad esempio a molte più persone. Tra l'altro viene individuata, a mio avviso, anche una sorta di critica verso un certo Umberto, che è esperto di semiologia, quindi di segni, e anche del periodo medievale. Io credo che si faccia riferimento in modo non tanto velato a Umberto Eco. Poi nell'altro invece parla di sé in terza persona e fa diverse, appunto, ci sono diversi passaggi, sempre mantenendo questo stile. Insomma, praticamente ci sono sei soggetti diversi, ma anche sei stili diversi nel narrarli, proprio diciamo che è un bel giochetto. Io non so se li ho individuati bene, forse è meglio che mi limiti qua, non dico altro, però mi pare di aver capito appunto che c'è questa sorta di divertimento da parte dell'autore. Allora, farvi la recensione, a parte dirvi questi elementi, io vi do brevemente quelli che sono gli indizi, però non vi posso dire la soluzione di questi indizi, cioè che cosa la lettura di questi capitoli ha portato a comprendere, a vedere in determinati quadri. Ad esempio, sperando che si veda qualcosa, in questo non si vede niente, in questo primo quadro del libro non si vede niente, che è il Tintoretto, ovvero Marte e Venere sorprese da Vulcano. Voi vedete, adesso non si vede proprio nulla. Comunque, vedete Venere, vedete il nostro vulcano, che è questo, che sta controllando un qualcosina. Poi c'è il nostro Eros che sta riposando di sornione, un cagnolino che sta abbaiando molto forte e sembra che il nostro vulcano non se ne accorga perché c'è una spiegazione. E poi c'è, guardate qua, nostro Marte che si è nascosto sotto, forse un po' l'armadio dei tempi moderni, sotto questo tavolo. Ma l'elemento molto curioso di questo quadro è l'immagine riflessa di Vulcano nello specchio, che viene anche detto essere forse lo scudo. Non so se si vede, però qui c'è un ginocchio appoggiato. In realtà qui appare con tutte e due le ginocchia appoggiate sul letto. E qui c'è una chiave di lettura, un mistero, un'interpretazione, il bello di questo quadro. Ecco, questi sono gli indizi. Poi, altro elemento fantastico è questo, che è l'Annunciazione di Cossa, dove vedete appunto la Madonna che riceve l'annunciazione, e c'è questa solitaria, simpatica coccinella. Questa coccinella ha una simbologia molto precisa e tra l'altro una disposizione altrettanto simbolica e precisa, sempre per l'autore, cioè è assolutamente in diagonale con la mano dell'angelo e anche con, qui abbiamo praticamente la presenza di Dio che poi manderà appunto, diciamo così, il suo fascio di luce, e che in alcuni quadri corrisponde al momento del concepimento. E anche qui c'è una chiave di lettura molto molto simpatica, molto molto particolare, tanto è vero che poi vi aiuta nella comprensione facendo appunto vedere i vari dettagli che devono essere considerati insieme in questo modo. Ancora, per non rivelare proprio tutto tutto, c'è ad esempio Tiziano, la Venere di Urbino, che ha una duplice, diciamo così, analisi. Innanzitutto la mano, che è posta in un certo modo, con lo sguardo e un certo atteggiamento, e poi sullo sfondo c'è questa donna che è completamente all'interno del cassone, che sta facendo un qualcosa. Viene paragonato questo quadro con altri quadri dove si ritrova sempre la mano nella stessa posizione, questo è Giorgione, oppure succede un qualcosa in un altro quadro
di Manet, dove la mano invece ha un altro tipo di posizione. Come vedete ci sono alcuni elementi comuni, però con una simbologia diversa della mano. Poi vi faccio vedere ancora due quadri che sono sempre facenti parte di due capitoli. Ad esempio, mi è piaciuto in particolar modo perché sono rimasta abbastanza stordita quando l'ho visto, perché l'avevo già visto questo quadro, ma non avevo notato questo dettaglio. Questo qui, che è Bruegel il Vecchio, l'adorazione dei magi, ci sono, adesso non credo che si possa vedere, ma guardate le facce delle persone che sono presenti. Non so se riuscite a vederle. Hanno un'espressione molto particolare. Le persone invece un pochino più serie sono la Madonna e questo maggio, che tra l'altro porta, rispetto agli altri, un dono molto, molto sofisticato, molto particolareggiato, con tutta una simbologia al di sopra. Infatti questo dono poi verrà spiegato molto bene e anche la figura verrà ripresa successivamente. E qui sembra che ci sia una sorta di mistero, una sorta di interpretazione, una diversa lettura che deve essere fatta. Ecco, qui forse le facce si vedono un po' bene, cioè meglio rispetto a prima. Vedete la tipologia dei personaggi. Oppure l'ultimo, che è di Velázquez, e questo si intitola L'occhio del maestro. In realtà questo quadro è un gioco di sguardi. E qui sta la chiave di lettura. Infatti tutti i personaggi che sono disposti quasi in modo plateale, teatrale, a partire dall'autoritratto del pittore, con questa famiglia nobile che viene rappresentata, hanno tutti degli sguardi che formano un gioco particolarissimo, con un significato, addirittura con i due che sono ritratti nel quadro dietro. Ecco, questo è il succo. Mi rendo conto che io sono molto limitata, quindi non avendo delle grandi basi in termini di arte, forse non sono riuscita a rendere bene l'idea. A me è piaciuto tantissimo, mi ha aperto la mente, mi ha dato soprattutto un metodo. Poi c'è la parte introduttiva, che la prefazione è molto lunga, con alcune citazioni dell'autore, quindi permettono di avere qualche bagaglio culturale in più per poter poi leggere. Però mi è piaciuto molto questo modo sia di strutturare la narrazione e sia di educarmi alla cura del dettaglio, comunque alla visione del dettaglio. Anche se una critica, perché questo libro poi l'ho anche prestato a mio fratello, che lui si intende di arte, lui mi ha detto: sì, c'è sicuramente un'interpretazione, vengono dati moltissimi elementi interessanti, soprattutto per chi si interessa di arte, quindi il percorso, note sull'artista, tutto, anche il committente che l'ha fatto, dove è stato esposto, eccetera, eccetera. Però spesso e volentieri, secondo appunto il parere di mio fratello, si arriva a una sorta di sovrainterpretazione. C'è quasi in certi passaggi l'esasperazione a voler interpretare, forse a voler vedere che poi qualcosa effettivamente non ci sia. Però riporto le parole appunto di mio fratello, dice: non importa tanto questo, ma quanto il percorso che ti porta a pensare questo, cioè il percorso tra virgolette geniale o comunque originale di questo autore, che porta sicuramente a appunto educare colui che guarda un'opera d'arte con occhi diversi e a farsi domande relativamente appunto alla presenza di qualche dettaglio, qualche colore, qualche disposizione, eccetera, che trova all'interno del quadro che sta ammirando. Quindi consigliatissimo, e soprattutto ovviamente per gli appassionati d'arte, per approfondire, ma anche per una persona come me che di arte ne mastica ben poca, perché mi ha comunque insegnato un metodo e anche interessato in modo particolare. Grazie.